siamo qua con Paolo Mottura, pinerolese di nascita, classe 1968, appassionato di tram principalmente, no? Ci dirà lui adesso chi è, e infatti la nostra prima domanda per lui è: chi è Paolo Mottura? Questa è una domanda abbastanza impegnativa. Diciamo che sono da sempre, fin da piccolino, appassionato di fumetti. Ne ho letti tantissimo i primi anni, adesso ne leggo molto meno. Ed è stata una passione che mi ha accompagnato da quando ero veramente piccolo, dai primi anni di vita. Infatti ci sono molte foto di quando ero bambino che mi ritraggono sempre con la testa rivolta verso il foglio di carta mentre disegno. A livello scolastico ho fatto le scuole tradizionali, niente di specifico. È stato un'arte, una disciplina che ho imparato per conto mio da autodidatta. Quindi le classiche scuole dell'obbligo, poi l'università che ho iniziato e interrotto quasi subito perché ho avuto la fortuna di conoscere dei grandi maestri che già da molto giovane mi hanno indirizzato e mi hanno spinto a intraprendere questa attività, questo mestiere. Per cui ho iniziato a disegnare dall'età di 20 anni ed è un lavoro che prosegue tuttora dopo 25 anni ed è un lavoro che mi ha dato finora molte soddisfazioni. Come funziona abitualmente il tuo lavoro? Lavori qua nel Pinerolese? Lavori da altre parti, Milano, Roma? Diciamo che questo è un lavoro molto casalingo e molto solitario. Di solito i disegnatori di fumetti lavorano a casa loro, allestiscono uno studio in una stanza e lì passano la maggior parte del loro tempo lavorativo. È un lavoro che chiaramente implica una certa solitudine, il fatto di dover passare molte ore da soli, e quindi questo è un lavoro che forma anche un po' il carattere di noi disegnatori. Io personalmente ho avuto un po' difficoltà a lavorare in questo modo perché arrivavo dal mondo della scuola, quindi frequentando e vedendo molta gente, e mi sono ritrovato così solo in una stanza. Però diciamo che questa cosa ha molti aspetti positivi, aiuta la concentrazione, non richiede orari di lavoro da seguire, quindi si ha una grande libertà. A me piace, diciamo, cambiare luogo di lavoro, cambiare studio, e per questo ho approntato diversi luoghi. Ho la fortuna chiaramente di avere una piccola casetta al mare e anche un tram, di cui parleremo poi in seguito, che sono luoghi di lavoro ideali in cui trovo l'ispirazione e la pace anche per fare questo lavoro nel modo migliore. Con quale case editrici normalmente ti confronti? Per quali hai lavorato? Quali sono quelle con cui ti è piaciuto di più lavorare? Sì, la casa editrice di riferimento è la Disney Italia. L'editore con cui lavoro da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Per la Disney ho realizzato più di 100 storie a fumetti, quei personaggi standard di Topolino, Paperino, eccetera. E non ho mai smesso di lavorare per la Disney. Tuttavia ho affiancato a questa attività principale collaborazioni con altri editori. Mi piace ricordare il periodo francese, che è durato 5-6 anni a partire dal 2005, con cui ho collaborato con almeno tre case editrici d'Oltralpe. In particolare una che si chiama Les Humanoïdes Associés, con cui ho disegnato una serie intitolata Carême, che mi ha dato molte soddisfazioni e mi ha permesso anche di conoscere uno dei miei idoli del fumetto, cioè Albert Uderzo, il creatore di Asterix, che mi ha addirittura consegnato un premio importante. Negli anni più recenti ho iniziato una collaborazione con Sergio Bonelli Editore, editore molto conosciuto in Italia, che pubblica fra gli altri Tex di Van Dog, e ho iniziato una collaborazione con loro sperimentando anche il genere umoristico che ancora mi mancava, avendo affrontato prima il genere umoristico con la Disney e poi quello semi-realistico in terra francese. Ed è stata un po' una sfida di questi ultimi anni, perché un disegnatore come me di matrice umoristica ha dovuto reinventarsi e rimettersi in gioco per imparare uno stile molto diverso, quasi un mestiere diverso, e vedremo come andrà a finire anche questa avventura.
lavorando molto con la Disney, il tuo disegno ha in qualche modo anche un ruolo educativo. Ti senti addosso questo ruolo? Diciamo che questa è una domanda che dovrebbe forse essere fatta agli sceneggiatori, quelli che scrivono le storie. A me è capitato di scriverne, ma abbastanza raramente. Sono soprattutto disegnatore, quindi mi tocca il ruolo di interpretare quello che viene scritto da altri. Personalmente penso che i fumetti debbano avere un ruolo educativo. Ai ragazzi bisogna insegnare intanto quali sono i valori positivi, qual è la buona morale delle storie. Chiaramente non bisogna scrivere o disegnare anche storie volgari o con delle tematiche che sono, diciamo, sconvenienti in generale. Noi ci rivolgiamo a un pubblico di ragazzi abbastanza piccolini, quindi questo argomento è abbastanza delicato. Detto questo, non mi piacciono le storie troppo didattiche, troppo pedanti. Secondo me il fumetto è qualcosa che deve divertire innanzitutto, quindi questo è il primo scopo. In secondo luogo, come mi chiedevi tu, bisogna cercare di divertire nel modo giusto, in maniera positiva. Vabbè, perché il tram nel giardino? Questo te lo dobbiamo chiedere. Okay. Sì, ecco, questo è un capitolo su cui si torna spesso ultimamente, il tram desta un po' la curiosità di tutti. È una cosa un po' strana. Come dicevo all'inizio, mi piace poter cambiare il luogo di lavoro e trovare anche posti che mi danno serenità e in cui mi sento a mio agio. Era un periodo in cui probabilmente stavo cercando un nuovo luogo di lavoro, perché probabilmente non ne avevo uno. E mi è venuto in mente di allestire questo tram che spesso andavo a fotografare da uno sfasciacarrozze qua vicino a casa. Mi piaceva perché era molto fotogenico e un giorno ho pensato che poteva anche essere trasformato e diventare un luogo di lavoro. Così sono andato dallo sfasciacarrozze e gli ho chiesto se per caso quel tram era in vendita. Lui mi ha detto di sì e a quel punto sono iniziati i problemi, perché io ho deciso di prenderlo e a quel punto si trattava di rimetterlo a posto. Inizialmente era un ammasso di rottami, quindi è stato un lavoro abbastanza lungo che ha richiesto anni di lavoro. Però sono stati anni in cui mi sono anche divertito, perché ho imparato a fare vari lavoretti manuali. Ho iniziato a fare il falegname, ho iniziato a lavorare il legno, a lavorare anche un po' il ferro. E, insomma, alla fine il tram è rinato e sono abbastanza soddisfatto di come è venuto. E così adesso è diventato uno dei miei luoghi di lavoro che mi piace utilizzare. Non spessissimo, perché ci sono alcune problematiche legate anche all'isolamento termico e altre cose. Però in alcuni periodi dell'anno è veramente un luogo eccezionale dove lavorare. Un messaggio a chi vuol diventare come te un disegnatore di fumetti. A me capitava, quando frequentavo un disegnatore professionista ed ero poco più che adolescente, di sentirmi dire non fare mai questo lavoro, perché è un lavoro troppo complicato, non dà garanzie, non ci sono grosse aspettative. E io non gli ho mai dato retta, ho continuato ad andare avanti con questa mia idea e adesso, dopo tanti anni, sono soddisfatto di aver fatto così e di non averlo ascoltato. Per cui non mi sognerei mai di dire a un ragazzo di togliergli le motivazioni che ha, anche se chiaramente è un lavoro in cui c'è una grandissima selezione e i posti a disposizione sono veramente molto pochi, tanto più che il mercato si sta contraendo e quindi ci sono sempre meno disegnatori di fumetti. Però quello che dico ai ragazzi che vengono a farmi vedere il loro lavoro è quello di non perdersi d'animo, continuare ad avere sempre la stessa passione in quello che stanno facendo, non abbassare la guardia mai, perché è un lavoro che si impara nel corso di molti anni, richiede molto tempo di studio, quindi ci vuole perseveranza, costanza. E, insomma, bisogna tenerlo lì anche nel cassetto, però come una cosa che c'è sempre da coltivare poco per volta. E concludo con un piccolo augurio rivolto ai ragazzi di Vita Diocesana, di riuscire anche loro a realizzarsi e di trovare la strada che hanno sempre desiderato, così come è capitato a me. Mi considero molto fortunato perché sono riuscito a trovare un lavoro che mi piace e mi diverte ancora dopo tanti anni.
e questo è l'augurio che faccio anche a tutti i ragazzi che vi seguono.